Ma buongiorno, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Cottage Crude, il programma di cucina targato 264. Partiamo subito salutando la nostra regia. Buongiorno Daniele Ricciuto. Buongiorno Manuel. Come stai? Bene, tu come stai? Tutto bene, tutto bene. Pronto per una nuova puntata? Ovviamente. Bene, allora oggi facciamo una ricetta che secondo me ti piacerà. È uno dei miei piatti preferiti, soprattutto da quando ero un bambino. Molto gettonato dai più piccoli, perfetti per l'autunno. Si fanno da nord a sud. Stiamo parlando dei tortellini. Daniele, tortellini. Ottimo. Oggi faremo i tortellini e li faremo noi, li faremo insieme a mano, e li faremo in compagnia di una nostra amica. Lei è Serena Costantino, che è tornata a collegarsi con noi direttamente dalla bella e calda Sicilia. Serena, buongiorno, benvenuta. Ciao a tutti, grazie. Oggi Serena è senza il marito, che in genere fa la regia. Sì, oggi tutto da sola. Oggi tutto da sola, perché sennò in genere è tutto un lavoro di squadra, moglie, marito e bambini. Serena, oggi facciamo i tortellini. Oggi facciamo i tortellini e poi ti spiego perché ho scelto questa ricetta. Va bene, e allora io sono molto molto curioso di preparare questi tortellini, perché come ho detto in apertura sono uno dei miei piatti preferiti da quando ero più piccolo, e io direi a casa armatevi di carta e penna, perché stiamo per dare tutta la lista degli ingredienti per questa ricetta. Noi partiremo dalla pasta. Queste dosi sono per 8 piatti di pasta, poi dipende dalla fame. Sono 300 g di farina, 100 g di farina di semola di grano duro, 4 belle uova fresche, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, sale e poi farina di grano duro ancora, che questa ci servirà per il piano di lavoro, per riutilizzarla all'occorrenza. Io ho preparato tutti gli ingredienti. Serena, partiamo insieme, dai. Allora, iniziamo prendendo la farina e la mettiamo sul nostro piano. Ok, tutta la farina. Sì, la mischiamo insieme all'altra. Va bene. Voilà. Mischiamo le due farine. Ok. A questo punto creiamo un vulcano. Sì, ok. Dove andremo a mettere le uova. Ci sporchiamo le mani oggi. Tra l'altro parlavo, Serena, poi te lo dico quando facciamo questa puntata, parlavo con uno psicologo, che lui è un ha fatto, prima di fare lo psicologo faceva il pasticcere, ed è un amante degli impasti, sicuramente dei dolci, ma anche di tutto ciò che riguarda anche gli impasti come il salato, pane e pizza. E lui mi diceva dell'effetto benefico che c'è proprio nell'impastare, nel cucinare, come antistress. Ne parleremo, perché poi sono nostro ospite e te lo faccio sapere quando c'è la puntata. Allora, okay. Montagnese. Allora andiamo a mettere le uova al centro. Ok, va bene. Pronti? Siamo pronti? Facciamo in modo, ecco, di farle entrare. Spiamo e ti spiamo intanto. Così possiamo già iniziare a mischiare con 4 uova, vero? Sì. Ok. Così iniziamo a incorporarle inizialmente così, uh-huh, e poi andiamo a impastarle bene con le mani. Va bene. Ok, rompo le uova. Vai. Ancora. Olè. Pronti, e piano piano le incorporiamo, Farina e uova. Sì. Bello. Prima con la forchetta e poi andiamo con le mani, vero? Sì. Okay. Ora andiamo via aggiungendo tutti gli ingredienti. Mm-hmm. E poi andiamo di gomito. Va bene. Io intanto spio Serena. Okay. Io già
potrei iniziare ad aggiungere il sale. Ok. Pizzichino di sale, vero? Mezzo cucchiaino. Ah, mezzo cucchiaino, va bene, ma guarda. Finisco anch'io qua e poi vado con col sale anch'io, eh. Il dosaggio sulla bilancia oggi l'ha preparato Daniele Ricciuto, per cui se non riesce l'impasto ce la prendiamo Vedrai con lui. che riuscirà Ah, benissimo. ecco. Allora, Io Serena con la bilancia non ci vado proprio d'accordo. Non so perché è più forte di me. Allora prendo un cucchiaino per mezzo cucchiaino appunto di sale, eccolo qua. Meno male che ho comprato questi contenitori con scritto sale e zucchero perché ho fatto certi danni che voi non avete idea. Sale e poi dopo andiamo con l'olio. Io voglio utilizzare le mani, però è arrivato il momento, Serena, secondo te? Poi sì, è proprio, ecco, per non Dai, avere dai, io proprio... non vedo l'ora. Però poi si può già iniziare tranquillamente. Però faccio un piccolo inganno, mi metto i guanti. Poi vediamo se resisto con i guanti oppure no. Allora. Ok. Quanto riguarda l'osmosi, se si vuole aumentare o Mamma mia diminuire che la quantità... meraviglia. Ah. Io voglio fare questo tutta la vita. Eccolo. Emanuele? Emanuele? Sì, ci sono. Mi senti? Ah, pensavo non mi sentissi. Allora, per quanto riguarda le quantità, se noi vogliamo aumentare o diminuire le quantità, praticamente ogni uovo va inserito in base a 100 grammi di farina, quindi ogni 100 grammi di farina va inserito un uovo. Va bene, ogni 100 grammi un uovo, perfetto. L'olio praticamente viene aggiunto in modo che l'impasto poi non diventa troppo secco e ci dà la possibilità quando andiamo a formare il nostro tortellino di non essere troppo asciutto, altrimenti poi non riusciamo ad agganciare e fare l'anelletto di chiusura. Va bene, ok. Allora, intanto lo lavoriamo per bene con le mani. Intanto che lo lavoriamo, sai che facciamo noi? Ci andiamo a rileggere tutta la lista degli ingredienti, che sono pochi, ma almeno ce li abbiamo belli, belli chiari. E sono 300 g di farina, 100 g di farina di semola di grano duro, 4 uova fresche, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale, cioè sarebbe mezzo cucchiaino di sale, e poi chiaramente altra farina per il piano di lavoro, per aggiungerla al nostro impasto. Poi ci prepariamo anche la pellicola trasparente. La pellicola trasparente per far riposare l'impasto che stiamo preparando oggi insieme a Serena Costantino, esperta di cucina, di impasti, soprattutto con i robot da cucina, come potete vedere alle sue spalle. Io sto aspettando adesso il mio. Sto aspettando notizie dall'ufficio commerciale, da Mariangela, che saluto, perché a breve qui arriveranno tutti gli strumenti. Faremo paste, ravioli, dolci, salati, impastatrici, ci saranno fruste elettriche di ultima generazione. Diventerà un programma di cucina proprio tecnologico. Bellissimo. E acceleriamo i tempi. Capito, facciamo prima, perché tu giustamente vai con i tuoi robot oggi, lo stai facendo con noi a mano per aiutarci, però qua, piano piano. Allora, ecco qua. L'impasto risulta pronto quando lo vedi ben liscio. Sempre dall'esterno verso l'interno e poi con il gomito andiamo a... Va bene. E molti usano invece mezzo guscio, diciamo le ricette più antiche, mezzo guscio d'acqua per Sì, fare queste, per ma per mantenere l'impasto più umido. farlo un Ormai pochino più, ho capito. le ricette più moderne invece mettono, diciamo, di cucchiaio d'olio. Va bene, va Noi abbiamo bene. preparato questi tortellini Allora, aspetta che con... chiedo a Daniele Ricciuto se mi alza un pochino il tuo audio. Me lo alzi poco poco, Daniele, perché siccome io faccio
Faccio un po' di confusione qui oggi impastando, chiaramente ho il rumore, no, della tavola che mi sbatte e non la sento benissimo. Se si può, Daniele. Va bene. Ok, grazie. Vai, Serena, mi dicevi? Abbiamo preparato questi tortellini insieme ai bambini e a mio marito una decina di giorni fa perché abbiamo preso tutti quanti il Covid. Ah, ecco, quindi stavate chiusi in casa, Casa, sequestrati. grazie a Dio stavamo bene, quindi io mi sono data da fare, li ho messi tutti all'opera. Certo, ne avete approfittato. Avete fatto pure qualche pulizia in casa? Sì, mio marito. No, dice ancora non mi sono ripreso perché si stancava a guardarmi sulla scala a pulire i lampadari sopra gli Ecco, perché armadi. giustamente stando in casa non stavi ferma e ne... Vita Fare casalinga. qualcosa. E allora mio figlio Antonio l'altro giorno mi ha detto: Mamma, quando facciamo di nuovo i tortellini? E io ho detto: Quando prendiamo di No. No, dai, per carità. Dai, comunque però è andato tutto bene. Quanti giorni siete stati a casa positivi? 12. 12, eh? Non se ne va questo Covid, non se ne va. La prima volta che lo prendevate? Sì. Ah, ok. Una volta. Quindi diciamo che fino adesso era andato tutto bene, però dai, con i Ma vaccini. non lo so, siamo forse una famiglia un pochino strana, un pochino particolare, perché qua c'era festa, perché non c'erano le sveglie la mattina. E mio marito era in ferie che non andava al lavoro, quindi Ah, erano ecco. tutti belli, felici e contenti come se avessero le ferie Se fossero prolungate. vacanze di Natale proprio. Sì. Vabbè, poi E comunque qui avete il giardino, avete l'orto, no? Quindi un pochino siete stati pure all'aria fuori. E sì, anche perché qui fa ancora ci caldissimo, cioè credo. segnava la macchina 28 gradi. Mamma mia, che meraviglia. 28 Sì. gradi. Ok. E allora ho Allora. detto a Antonio, stai tranquillo che ti preparerò i tortellini, ti farò contento quando organizzo con Emanuele la Guarda, dai, puntata. oggi li facciamo contenti. E Sì, loro vanno matti per i tortellini. ci credo. In genere ai bambini. Poi anche un modo per fargli mangiare la carne, Sì, e poi comunque rispetto a quelli comprati tutta sono un'altra cosa. un'altra cosa. Io ci sono, tu? Anch'io. Lo mettiamo nella pellicola trasparente? Sì. Allora, in un contenitore con pellicola e lo mettiamo davanti. Va Così bene. adesso c'è da preparare gli ingredienti per fare il ripieno. Ok, adesso ci divertiamo con il ripieno, perché mica è finita qua, eh. Eh no, eh. Ora, la ciotola ce l'ho qui e la pellicola trasparente lì. Adesso facciamo tutto. Io non la smetterei proprio stare qua un'altra ora e mezza ad impastare questo impasto, perché voi non avete idea, o meglio, sicuramente sì per chi li prepara, quanto sia rilassante, antistress. Io in questo momento sto sfogando tutte le arrabbiature della settimana, quando mi fanno arrabbiare, che non mi caricano il podcast della radio. È vero, Daniele? Daniele Rizzuto, che la mattina quando arrivo si assorbe tutti i miei malumori. Tutte le cose che non vanno. Ogni tanto mi fanno arrabbiare qui al lavoro, eh. E possi, no? Cerco di corromperli coi tortellini, ma niente. Allora, andiamo un po', prendiamo la ciotola. Prendiamo la ciotola. Prendiamo la ciotola e mettiamo l'impasto. I guanti me li tolgo. Che poi io dico, è una vergogna impastare coi guanti. Si può impastare coi guanti. Allora, il panetto lo mettiamo qui e prendo la pellicola trasparente. E adesso ci divertiamo a preparare l'impasto, che io non vedo l'ora. Che ho già letto un sacco di ingredienti buoni. Sta tavola la tolgo, anzi me la lascio per dopo, va. Allora, pellicola trasparente. Va nel frigo, Serena? O no? No, no, No. no, Chiaramente non l'ho mai fatto, no? Sarà capito. Allora, questa la lasciamo qua. Qua, su questa alzatina.
Riposiamo la pellicola trasparente. Per quanto riguarda invece l'impasto, no l'impasto, per quanto riguarda invece il ripieno, vediamo un po' di che cosa abbiamo bisogno. Grafica della ricetta, per favore. Ecco qui, 80 g di parmigiano reggiano a pezzi, poi 150 g di carne di manzo di lombo a pezzi, 150 g di mortadella a cubetti da 2-3 cm, prosciutto crudo a fette, un uovo, la noce moscata in polvere e un pizzichino di sale. Va bene? Questi sono tutti gli ingredienti che ci occorrono. Dove l'ho messo l'uovo? L'ho messo qua. Ok, possiamo togliere la grafica perché adesso noi ci dobbiamo divertire a preparare questi. Lo sapete che le uova non vanno in frigo? No. Lo sapevi tu, Daniele? No. Le uova non vanno in frigo. Beh, in effetti, quando andiamo al supermercato, dove le troviamo le uova? Nel banco frigo? No. E allora perché quando andiamo a casa le mettiamo nel frigo? Non si sa. Serena, serve il frullatore, vero? Sì, io sì. Uso il bimby per frullare. Fammi vedere che cosa usi. Io userò il bimby. Vabbè, per frullare. Chiaro. Allora, vai, descrivici pure tutto quello che dobbiamo fare. Allora, ora andremo a mettere prima di tutto il parmigiano per raccoglierlo. Poi via via tutti gli ingredienti per formare, diciamo, questo ripieno. È ovvio che noi riuscivamo a farlo il giorno prima, magari chi vuole riprodurre questa ricetta lo fa il giorno prima, tutti gli ingredienti si amalgamano tra di loro, però io l'ho fatta anche così al momento, viene già abbastanza bene. E allora procediamo pure. Prima cosa che metti, il parmigiano, mi hai detto? Prima di tutto metti il parmigiano, 80 grammi. Ok. Quindi adesso io chiudo e vado a macinare prima il parmigiano. Ok, 80 grammi di parmigiano, bello macinato. Allora io faccio la stessa cosa di Serena, però lo faccio con un, vedete, con questo tritatutto. Allora, per agevolarmi un po', utilizzo la carne macinata e il parmigiano, casomai quello già grattugiato. Che dici, Daniele? Ma sì, va bene. Dai, facciamo così, va. Allora, la carne già macinata. Poi, Serena, che cosa metti ancora? Allora, vado a mettere i pezzi di carne. Tagliata più o meno a 2-3 pezzetti, 2-3 centimetri. Ok. Dopo la mortadella a cubetti che ho già tagliato, sempre 150 grammi. Va bene. Io ti seguo, a modo mio, ma ti seguo. Dopo andiamo a mettere il prosciutto crudo a fette, 100 grammi. Va bene. Allora, vedete, io faccio la stessa cosa, più o meno come Serena. Utilizzo della carne già macinata, la mortadella la taglio già a pezzettini, a cubetti. Ecco. Perfetto. Qui. Il parmigiano l'ho messo già grattugiato. L'ho messo tutto in una ciotola perché adesso vado... Aia! Mi sono quasi tagliato. Adesso metto il prosciutto crudo. Incidenti sul lavoro? No, tutto ok ragazzi, non vi preoccupate. Adesso metto il prosciutto crudo a fettine e poi piano piano vado a mixare tutto nel tritatutto. Daniele, ci sono ancora, sono vivo, Meno male. E anche tutto intero. Lo so che ti dispiace. Altrimenti continuavo io, eh. Ma certo, perché altrimenti domani conducevi tu, no? È chiaro. Non vede l'ora. Tremendo. Si è capito, no? Questa voglia di conduzione. Le prime volte si vergognava pure a parlare al microfono, ormai. Ora invece. Ormai, proprio qua. Sono diventata una valletta. Un clap proprio, a battere le mani. Qual è il mio ruolo? Dimmi. Allora, Serena, a che punto sta? Aspetto te, andiamo a frullare. Sì, frulliamo tutto. Allora adesso giro qua, metto tutto nel
mixer e faccio casino pure io. Farò chiaramente in più volte perché... Allora, quanto pesa sta ciotola, mamma mia. Fatemi sapere se voi a casa siete soliti preparare i tortellini oppure no. Magari questa potrebbe essere l'occasione, no? Per prepararli, come dico sempre. Poi ci vediamo sui social, taggate Cusano Italia TV, taggate Serena, così poi sarà lei a dirci se siamo stati bravi oppure no. Io sono un po' emozionato perché è la prima volta che li faccio, speriamo bene, e mi piace. Allora, guarda, poi dimmi. No, ti dicevo, la prima volta l'abbiamo fatta 10 giorni fa, e quindi è la seconda volta pure per me, perché comunque, cioè, fare la pasta fresca è abbastanza veloce, però andare a chiudere poi ogni giorno ci vuole più di tempo, quindi sì, dà anche questa soddisfazione, diciamocelo. È vero, si è persa questa cosa di impastare, di fare pasta fresca, perché ormai è cambiato forse anche lo stile di vita delle persone. Io vedo anche con i bambini, si prendono, si portano, sport, piscina, inglese. Invece prima la donna stava a casa, si occupava solo delle faccende, aveva più tempo, ecco, per dedicarsi. Fare altro, è chiaro. Allora... La pasta più o meno, allora Daniele, adesso faccio un po' di casino, non so se l'hai già fatto, casomai io qui frullo e tu mi spegni il microfono e facciamo parlare Serena. Ok. Serena, la pasta quanto deve riposare? Ma più o meno una mezz'oretta, però anche meno, anche un quarto d'ora va benissimo. Ok, va bene. Allora io faccio, chiaramente l'ho fatto in due volte, l'ho preparato, frullo il tutto in due volte perché il mio tritatutto è un po' piccolino. Ecco qua. E questo ripieno lo metto da parte, Serena, va bene? Ecco, dopodiché, una volta che la pasta ha riposato... aspetta, sì. Aggiungere l'uovo. Ah, ok, ok. Ah, l'ultimo passaggio è l'uovo, ok, va bene. Poi c'è anche il sale, la noce moscata. Ok. E impastiamo nuovamente. Ok. Noce moscata, ce l'ho pure io. La metto, Pezzettino. Poi abbiamo detto l'uovo. Eccolo qui, lo metto anch'io, rompo l'uovo e un pizzichino di sale. Ok, sale, diamo proprio un pizzichino qua. Okay. Hai visto che profumo? Sì, infatti già si sente anche qua. Già mi è venuta voglia a me. Proprio la mortadella. La mortadella più che altro, quella che si sente tanto. Mamma mia. Meraviglia. Allora, e vado a rimescolare anch'io qua. Bene, 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 bene. Comunque, se avete un grafica, ecco qua, perfetto. Se avete un frullatore, meglio ancora, altrimenti vi arrangiate un pochino anche come sto facendo io oggi. Ok, allora facciamo così, Serena, io intanto che qui vado avanti a frullare, io direi che noi ne approfittiamo, Serena. Ci vediamo tra qualche minuto, tempo che finisco di frullare, dopodiché passiamo a stendere la pasta e a dare vita ai tortellini, va bene? Benissimo. Dai, e allora qualche minutino di pubblicità, poi dopo torniamo, io continuo qui a fare rumore con il ripieno e poi stendiamo la pasta e diamo forma ai nostri tortellini. Non cambiate canale, tra poco. Di nuovo bentornati in onda, ci siamo lasciati pochi minuti fa in compagnia di Serena, la nostra food blogger,
con cui stiamo preparando dei tortellini. Torniamo dalla nostra Serena. Serena? Eccoci. Eccoci qui, eccoci qui. Allora, Serena, abbiamo preparato l'impasto e anche il ripieno. Adesso che si fa? Adesso andiamo a mettere un po' di farina di semola sul piano e andiamo a stendere il nostro impasto. Ok. Serena Costantino. Allora, metto un po' di... Ok, di farina sotto e poi andiamo a stendere l'impasto, va bene. Allora, io direi di tagliarlo in quattro parti, uh-huh, e così la parte permanente la rimettiamo di nuovo dentro del contenitore con la pellicola, così non si asciuga. Va bene, in quattro parti, ok. Carino, guardate che bello, bellissimo. Lascio il contenitore. E anche la pellicola trasparente, abbiamo detto, così non si asciuga, eh? Coltello. Sì. Ok. Quattro parti. Ce l'ho il tagliapasta, ma preferisco questo bel coltello, mi piace tanto. In genere la sera quando sto a casa lo cerco, pensando di averlo a casa. Invece no, ce l'ho al lavoro. Poi che si fa? Fammi vedere Serena, Daniele. Ora abbiamo una forma più o meno rotonda, così lo andiamo a stendere inizialmente con le mani e poi con il mattarello, in modo che la forma rimanere rotonda. Allora, com'è la consistenza del tuo impasto? E allora, la consistenza è molto morbida e elastica. Esatto, anche la mia, morbida e elastica. E poi iniziamo a stenderlo. Che bel mattarello! Diciamo che ne ho altri, però mi trovo bene con questo perché è lunga e non ha le parti che non mi danno fastidio. Sembra un flauto, sembra un po'. Ma mi sembra un po' un manico di scopa. È vero, sembra... Dove l'hai preso? No, nel negozio di casalinghi, però come ti ripeto, se vai a fare un impasto più lungo, hai un po' come se... Sì. Non riesci a stenderlo bene, e quindi... Mi sono orientata su. Ho capito, ti accomodo quello lì. Sì. Chiaramente a casa se avete la rotella, il tirasfoglia meglio ancora, eh. Noi oggi facciamo proprio alla vecchia maniera. Dunque, stendiamo, Serena, seguiamo la forma tondeggiante oppure lo facciamo rettangolare, un po' come ci viene? Ma alla fine la parte che avanza poi la possiamo rimpastare. Va bene. Allora, facciamo così, va. Intanto che io stendo, io chiederei a Daniele Ricciuto di rimandare le grafiche delle ricette. Eccole. Partendo dalla sfoglia, dalla pasta. Eccola. E io direi anche di leggerle, Daniele. Ah, che onore. Vai con la voce. 300 g di farina, 100 g di farina di semola di grano duro, 4 uova, un cucchiaino di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di sale, che forse credo sia mezzo. Mm-hmm. E altra farina di semola di grano duro. Anche le correzioni. Esatto. Questa era la pasta, ok? Che abbiamo preparato con Serena. L'abbiamo fatta proprio alla vecchia maniera, con la fontana a forma un po' di vulcano, con la farina, le uova, prima la forchetta e poi piano piano con le mani. Una volta preparata la pasta, il panetto, l'abbiamo messo in una ciotola ricoperta con della pellicola trasparente. A riposo, c'ho il fiatone. A riposare per 15 minuti. È fatica, eh? A riposare per 15 minuti. Intanto che la pasta riposava, noi ci siamo portati avanti. Guardate che meraviglia e che profumo questo qui. Con il ripieno. La grafica del ripieno. In diretta dagli studi televisivi di Cusano Italia TV, Daniele Ricciuto legge le grafiche del ripieno di tortellini. 80 grammi di parmigiano reggiano a pezzi, 150 grammi di carne di manzo o lombo a pezzi, 150 grammi di mortadella a cubetti, 100 grammi di prosciutto crudo a fette, un uovo, mezzo cucchiaio di noce moscata in polvere e mezzo cucchiaino di sale. Mamma mia, che bravo. Ok, questo è... Mi trovo comoda con questo mattarello, guarda. Guarda che meraviglia. Va a stenderla molto più sottile perché la arrotolo proprio sul mattarello stesso. Sì, vedo. Ok, vedi che carino quello lì pure. Si arrotola proprio.
Che spessore dobbiamo dare, grosso modo, alla sfoglia, Serena? Deve essere sottile. Deve essere sottile, è chiaro. Un po' più duretta nella cottura, che comunque vogliono cuocere solo un paio di minuti. Certo. Quindi deve essere sottile. Sottile, sì. Mariangela dell'ufficio marketing, fammi avere presto il tirasfoglia. Adesso la corrompiamo con i tortellini oggi. Allora, ci siamo, vero? Vedi? Guarda che meraviglia, mamma mia. Ma pure io, sai. Guarda qua, guarda che bella. Questa al paese mio si chiama pittola. Andiamo? Serena? Che dici? Sì. Sì, sì. Dai. Allora, meno la dimensione del tortellino deve essere di circa 2 cm per lato. Allora, io ho trovato questo sistema, diciamo, per tagliare anche tutti uguali. Quindi vado a fare direttamente così. Vedi, ho già sia la larghezza. Vengono le striscioline. Vengono le striscioline e sono tutte uguali. Oh, vabbè, ma le voglio pure io. Allora, io faccio con la rotella normale. Sì. Allora. Siccome la li ho fatti senza questo sistema, allora Striscioline di 2 cm, mi hai detto? Sì, sì. Facciamo pure un pochino più grandi, giusto perché è la prima volta. Io lo sapevo col liceo scientifico, poi mi sarebbe riuscito buono nella vita. Ok. Poi, allora, le striscioline le ho fatte. Fatemi vedere, Serena, che per me è tipo un tutorial. Poi, Serena, i quadrati devo fare? Quadratini, vedi? Ok. Allora li faccio. Sempre, diciamo, più o meno due. Sono dei quadrati 2x2, via. 2, sì. Va bene. Allora, aspetta che elimino un po' di eccesso. Tipo così. Perché deve essere un quadrato, altrimenti No. Ok, allora le metto tutte vicine qua. E vado a fare il quadrato. Chiaramente tutti questi scarti dopo li rimpastiamo, eh. Allora. Ok. Va bene, ci sono qua un altro pezzettino. Mamma mia, allora, poi a me dirmi di essere preciso, divento proprio super competitivo. Allora. Quadrati, nel frattempo, accendiamo il brodo a ventola, sì, al minimo, perché ora il brodo ci servirà a caldo per fare il condimento per tortellini. Va bene. Ok, accendiamo il brodo. Brodo, come l'abbiamo preparato, Serena? Questa mattina presto? Allora, stamattina abbiamo preparato il brodo. È ovvio che tanti per velocità magari utilizzano semplicemente il dado. Però se non si ha il tempo di fare proprio il no al dado, dico eventualmente l'orrore. Anche il dado o vegetale si prepara molto facilmente, molto velocemente in casa. Okay. Comunque io fare direttamente il brodo di carne. Okay. Allora, dopo aver fatto bollire l'acqua, vado a mettere un pezzo intero di carne di manzo. Alcuni usano anche mettere cosce di pollo, sì, o anche addirittura usano dei pentoloni più grandi, vanno a mettere anche i polpettoni, però chiusi in delle reticelle, così nel frattempo, cose contemporaneamente, e il brodo diventa ancora più ricco perché ha tanti tipi di carne. Va bene. E poi una volta che bolle l'acqua, mm-hmm, sale su tutto il sangue della carne, quindi noi, diciamo, la chiamano schiumarola, ecco, si va a togliere tutto questo diciamo che sale su in superficie, e così il brodo rimane pulito. A quel punto si aggiungono le verdure e non si mettono tutti insieme perché comunque la carne ha un tempo, mentre le verdure cuociono in meno tempo. Ho messo carota, sedano, cipolla, sì, e qualche pomodorino, e poi a chi piace qualche chiodo di garofalo. Ok, va bene. Chiaramente tanti tipi di, anche no, di brodo. Sì.
essendo cambiano ripieno poi. di carne, andiamo con la carne. Poi i tortellini, magari ecco, tortelli, ravioli, no? Si possono fare in tanti tipi. Adesso c'è la zucca, si possono fare con la zucca, si fanno cacio e pepe, qualcuno addirittura col salmone. Insomma, veramente vi potete sbizzarrire. Siamo pronti per dare forma ai tortellini. Fammi vedere come Allora, andiamo a fai. una piccola quantità di. Piccolissima. Sì, anche perché diciamo i miei forse sono un pochino più piccolini dei tuoi, Ok, quindi ne sì, io metto l'ho fatti un pochino più grandi perché era la prima volta. Quindi un po'. proprio dei pizzichini andiamo a dare ai E nostri poi tortellini. alcuni praticamente cuociono la carne, questa che abbiamo utilizzato per fare Ah, sì. prima, ma la è mischiata insieme alla mortadella, al prosciutto, e poi Infatti. guarda, È così sì. piccola, poi si cuoce È vero, velocissima è già. vero, è vero. Infatti con questo dicevamo prima con Daniele, che cosa succede? Con il fatto che il nostro ripieno è composto da carne, parmigiano, mortadella, prosciutto crudo, un uovo, mescoliamo il tutto. Alla fine la quantità della carne all'interno del tortellino è talmente poca che chiaramente quei 3-4 minuti di cottura dei tortellini poi bastano alla carne stessa per cuocersi, giusto, Serena? Sì. È chiaro. Cuocendo la prima togliamo anche un po' di sapore perché poi È inizia ad essere vero. più Togliamo pure il fredda. Poi sapore. Ok. certo, i bolognesi sono più I pratici, io sono bolognesi siciliana. chiaramente hanno la loro ricetta, hanno le loro. Il primato è loro, no? Ad ognuno il suo. Si posso Un po' dire come la qualcosa pasta alla norma per voi siciliani. Le infatti. rifacciamo tutti in tutta Italia perché poi quando uno viene in Sicilia si innamora della città, del paesaggio e della cucina. Eppure dei siciliani qualcuno qua mi suggerisce. Però poi giustamente ad ognuno il suo. Certo. Ok. Allora. È tanto che non vieni a Roma, Serena? No, non tantissimo, perché comunque con il lavoro di mio marito spesso capitano corsi di aggiornamento, a volte anche io vado a Ah, tu incontrare. settore informatico, vero? Sì. E invece tuo marito, ricordami che cosa fa? Lui praticamente nelle telecomunicazioni della ferrovia, quindi nella ferrovia. Ah, ok. Allora. Capitato spesso di venire, ultimamente non è capitato, però se veniamo ti vengo a Ma trovare. sì, dai, vieni qui e cuciniamo insieme. Abbiamo detto tante volte ormai. Ok. Ah, vediamo un po'. Allora, faccio gli ultimi, ecco, gli ultimi tre e sono da te, Serena. Sì. Allora, Daniele, dici tu come hai fatto i tortellini? Secondo me no. Sì, Ah, solo una sì? volta. Ah, li hai preparati? Sì. Esatto. Pandemia? Ah, ecco. Allora. Ok, poi vediamo se chiuderli tutti o meno. Andando bene Dai, che siamo bravi qua. o no? Allora, abbassiamo il brodo. Fammi vedere come fai Allora, proprio la forma. Vai, facci un tutorial. qui c'è il quadrato, giusto? Sì. Adesso vado a chiudere da una punta all'altra e formo un triangolo. A questo punto chiudo tutti i lati, picchiettando così, che siano ben chiusi. Poi, una volta chiusi, faccio una sorta di orecchietto da una parte e dall'altra e lo richiudo da una parte e dall'altra così, entrando il dito. No, vabbè, sono stupendi, guardate che carini. Carini, 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 guardate, Daniele, mi metto qui, sulla mano. Guardate. Cioè, guardate che Sì. meraviglia. Guardate che meraviglia.
questo tortellino Cusano Italia TV. Arriveremo pure a quello, secondo me, Cusano Italia TV. Arriveremo anche a fare la pasta. Allora, io vado avanti, eh. Vado avanti come mi ha insegnato Serena. Che li fai piano piano, vedrai che ti vedranno anche più veloci. Perché poi uno si prende la mano, capisci? Allora chiudi i lati, orecchiette e giri. Li metto qua, che dici, su questo piatto intanto li sistemo, eh? O li lascio su sulla, dove li metto, Daniele, dimmi tu. Ho già un, dimmi Serena. Io li ho messi già in un piatto, sì, come te. Sì, dai, io pure li ho messi in piatto. Daniele, li metto nel piatto o li lascio su? Sì, vanno bene nel piatto. Vanno bene nel piatto, sì. Ok, e procedo. Allora, intanto, sai che facciamo, Serena? Sì. Parliamo un po' dei vari condimenti, perché oggi li facciamo con, magari con il brodo, però tu sì, mi hai detto che c'è anche un altro condimento che si può fare, sì, che è la fonduta di parmigiano? La fonduta di parmigiano, sì. Allora, faccio vedere la lista degli ingredienti e poi tu casomai la descrivi soltanto, ok? Prego, sì, la grafica della ricetta. Daniele, per la fonduta di parmigiano, panna da cucina, sale, parmigiano, noce moscata e qualche cucchiaio di brodo caldo. Bene, come si prepara, Serena? E allora, versati, insomma, una decina, poi dipende appunto dalla quantità di pasta, di cucchiai di parmigiano in una pentola. Andiamo ad aggiungere qualche cucchiaio di brodo caldo. Okay. E mescoliamo, chiudiamo con coperchio qualche secondo, appena vediamo che già si è formata una sorta di cremina, andiamo ad aggiungere la panna da cucina o crema di latte. Va bene. E si fa cuocere qualche altro minuto, ecco, forse uno o due minuti, e aggiungiamo un pizzico di sale, la noce moscata e il condimento è pronto. Ma che meraviglia! Per condire i tortellini. Sì. Poi andiamo a versare i tortellini direttamente in padella con la e li mescoliamo. E sono pronti. Tu in genere come li, i bambini come li preferiscono a casa? In brodo, con la fonduta, col pomodoro? In tutti i modi, in tutti i modi. L'ultima volta l'abbiamo fatto in brodo, magari questi ne faremo una parte in brodo, una parte con questa crema. Anche con il ragù non sono male. Buoni da morire, sì, brava. È vero, è vero. Sono buoni. Daniele, come li preferisce? Qualsiasi modo. Qualsiasi modo. Sì, sì. Beh, sì, in effetti. Carini questi tortellini, devo dire. Molto, molto, molto carini. Allora, non l'avevamo ancora mandato, in effetti, ma tra un po' lo mandiamo, eh. Perché anche questa settimana sono arrivate tante segnalazioni dei vostri disegni, delle vostre foto di cucinare male. Allora tenetevi pronti perché tra un po', appena finiamo, ci andiamo a sbirciare qualcosina pure oggi, eh? Allora, ok, ne facciamo un altro, dai. Colgo poi l'occasione, intanto qua che prepariamo i tortellini, per ricordarvi che ci potete seguire oltre sul 264 anche sul 234, è il nostro canale dedicato all'informazione continua. E poi, a proposito di informazione, c'è anche il quotidiano online Tag 24, un quotidiano che sta avendo un grandissimo successo, tra l'altro. Trovate veramente aggiornato 24 ore su 24, c'è cioè una redazione formidabile. Notizie di cronaca, attualità, approfondimenti, oroscopo, gossip, moda, cucina, insomma veramente sport, date politica, date uno sguardo, tutti i canali, la radio, Radio Cusano Campus, tutti i canali di Cusano Media Group, di comunicazione, dalla TV alla radio, al quotidiano online, hanno seguito e seguono
tutto ciò che succede nel governo, nel mondo, elezioni varie e quant'altro, ma poi insomma lo sapete. Allora, il disegno del giorno lo vogliamo, ce lo vediamo adesso, Daniele? Sì, dai. Dai, allora prego, disegno del giorno. Sì. E questo bellissimo disegno, un giardino della felicità, ce lo manda Carmen di 7 anni. Guardate che meraviglia! Una bellissima casetta con l'alberello, bello, 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 bello. Carmen, un abbraccio, grazie davvero per questo bellissimo disegno. Come sempre, io aspetto tutti i vostri disegni, mi raccomando. Oggi utilizzo questo. Allora, i tortellini, eccoli qui, intanto li abbiamo finiti, facciamoli vedere. Guardate che meraviglia! Il brodo qua di carne sta bollendo, guardate qua, meraviglia, meraviglia, li buttiamo? Li mettiamo? Serena? Dove sta Serena? Eccola, vai, eccoli qui. Sì, andiamo qualche minuto e li facciamo preparare, li facciamo cuocere. Meraviglia, preparo una scodella perché dovete sapere che quando abbiamo un primo piatto di pasta, in genere si utilizza questo piatto qui, che è il piatto piano. Ma quando invece abbiamo un brodo, una minestra, una vellutata, si utilizza la scodella. Io la prendo, ce l'ho qua, che me l'hanno comprata questa bella rossa. Eccola qui, e la voglio già preparare perché ci andiamo poi a mettere i tortellini. Questi tortellini, buoni buoni, caldi caldi, devono cuocere veramente pochissimi minuti, eh. Gli diamo una giratina piano piano senza farli rompere. Guardate qua che meraviglia. Appena vengono su a galla sono pronti. Chiaramente è la prima volta che li faccio, quindi la forma non sarà delle migliori, ma come dire, piano piano poi no, ci si prende la mano, per cui anche voi a casa, se è la prima volta che li preparate, non vi preoccupate se non sono belli come quelli che troviamo al supermercato. Se sono un po' bruttarelli, bruttarelli come le nostre rubriche quando non riescono. Speriamo oggi di non essere il protagonista della rubrica Cucinare male. E voilà! Queste sono delle castagne che sono esplose in forno. A mandarci questa foto è Roberto. Roberto, io non so che volevi fare. Comunque, noi ce l'abbiamo in programma qualche puntatina dedicata alle castagne, che sono sempre uno dei prodotti stagionali insieme alla zucca per quest'autunno. Seguici, facci sapere. Io vorrei provare a fare i marron glacé, chissà se riescono. Ce la metto tutta. Oggi faccio una passeggiata fuori Roma, vado a cercare delle castagne e le vado a raccogliere. Casomai poi sui social ci vediamo e le raccogliamo insieme. Intanto però i tortellini sono... ci siamo quasi, secondo me, eh? Ci siamo quasi. Serena, tu come sei messa? Sono saliti adesso a Ci galla. sei? Ci sei anche tu? E allora dai, va, prepariamo una bella scodella. Eccoli qua, voilà! E li impiattiamo. Che profumo! Profumo, 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 profumo. Come li mettiamo, asciutti o col brodo? Col brodo. Col brodo. Daniele, quanto brodo vuoi? Abbastanza, Ma abbastanza. eh. Allora, i miei sono un po' grandini. Sono venuti un po' grandini, devo dire. Però sono carini. Che dici? Che dite? Daniele, fai vedere? Dai, non sono... Che dici? Vanno benissimo. Oggettivamente Vanno bene, vanno vanno bene, cioè bene. certo non saranno bellissimi come quelli di Serena, però voglio dire, ce l'abbiamo messa tutta. Che ci Un spolveri filo d'olio, sopra? Fantastico. olio e parmigiano. Filo d'olio anch'io. E un po' di parmigiano pure ce lo metto. Dov'è? Parmigiano, parmigiano, parmigiano. E spolveratina di parmigiano. Voilà, la metto, eh. Ma che bontà, ma che bontà! Ho sporcato tutta la cucina, ma sono felice. Per preparare questa ricetta,
al volo proprio Daniele le grafiche della ricetta, giusto per farle vedere. Questi sono tutti ingredienti per quanto riguarda l'impasto. Per la pasta che è riposato un 15 minuti, ci siamo divertiti ad impastare insieme, a fare un antistress, a dimenticarci di tutto ciò che ci fa arrabbiare. Dopodiché, mentre la pasta riposava, abbiamo preparato pure il ripieno. Per il ripieno, guardate qua, parmigiano, carne, mortadella, prosciutto crudo, uova, noce moscata e sale. Per quanto riguarda invece il condimento, in questo caso noi l'abbiamo fatto con il brodo di carne o di cappone, lì ve lo preparate come più preferite, altrimenti la fonduta di parmigiano, di cui mi parlava ieri sera Serena, e l'abbiamo già descritta, si prepara con la panna da cucina, sale, parmigiano, noce moscata e qualche cucchiaio di brodo caldo, no? Fate fare una bella cremina. Bene, 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 bene. Serena, che dirti? Grazie mille per questa ricetta. I tuoi sono stupendi, avvicinali pure, fammeli vedere. No, vabbè, meravigliosi. Rei, carini, ebbene. I miei sono venuti un pochino più grandi, però penso che piano piano, no? Esercitandomi, ce la dovrei fare. Vabbè. Che dici? Dammelo tu il voto, Serena, che mi dici? Un bel 10. Sei troppo buona. Allora, Serena, io ti auguro una buona giornata, un saluto a tutta la famiglia. È sempre un piacere. È sempre un piacere. E noi ci sentiamo presto. E poi, lo sai, l'invito, quando vuoi, qui a Roma, è sempre valido, va bene? Bene, va bene. Grazie. Ricordaci la tua pagina Instagram, che ti seguiamo. Serena, ricette bimbi cookie tu. Molto bene. Bene, bene, bene. Serena, grazie mille, ci sentiamo presto. Vai, alla prossima. Ciao Serena, Costantino, bravissima. Daniele, hai visto che bella ricetta? Bellissima. Senti, sì. Scusa, ma... La devi assaggiare. Un po' di vanità qua. Speriamo, guarda che meraviglia qua, sto tortellino che gli vuoi lì. Via, assaggiamo. Com'è? È buono. Il ripieno è veramente buono. Questi al supermercato li trovate. Solo su Cusano Italia TV. Certo. E allora, grazie a Daniele, grazie dietro le quinte, grazie a tutti voi per averci scelto anche oggi. L'appuntamento è sempre qui su Cusano Italia TV, ore 11.30, minuto più, minuto meno, quando ci danno la linea Anna Maria e Simone. Solo sul 2, 6, 4. Linea al TG. Ciao ciao.